Luigi Di Maio, ministro del lavoro e dello sviluppo economico, nomina ambasciatore dell'UNESCO Lino Banfi. Cioè, rendiamoci conto, un giullare è diventato ministro del lavoro e dello sviluppo economico. Ma ne parliamo subito dopo la sigla. Boom, sì, manco da un bel po', oggi è sabato, incredibile, ho un po' di tempo per fare un video e tra tutte le cose di cui potevo parlare ho scelto la più futile perché mi premeva dire una cosa. Come? Ah, quanto è figa la mia maglia! Cioè, incredibile, non potete distogliere lo sguardo da me perché attira l'attenzione. Guardate, vi capisco perfettamente, l'altro giorno andavo in giro con questa maglietta, la gente mi fermava per chiedermi che cos'è Delly, che cos'è Delly? Ah, questa, per esempio, è una marchetta, una top marchetta ovviamente, perché quando scegli un modello come me, che cos'è? È Jumping Pigs. Jumping Pigs, un marchio favoloso, pazzesco, incredibile. Guardate come mi sta bene, guardate come mi rende grandissimo. Il cerchietto a naso di porco è top. Come potete fare ad avere questa maglietta? Dovete avere i soldi, dovete avere un bel po' di soldi, perché questa Jumping Pigs costa 94 euro. Ma al contrario di tutti gli youtuber che chiedono i soldi a voi, io vi dico che vi regalo un po' di soldi. Se volete questa maglia, solo per i fan del grandissimo dell'Imellov, qui sotto vi lascio un bel codice sconto del 60%, quindi la maglia vi verrebbe 38 euro. Bene, finita questa marchetta top, giocata sulle povere spalle di Vanfi e sulla candida pelle di Di Maio, andiamo sul video, andiamo così, alla ciccia. Sono mancato, sì, sono mancato qualche giorno e oggi mi piace rilassarmi il sabato, così a fare due chiacchiere per non tenere il canale morente fino al 10 febbraio, perché poi dopo il 10 febbraio dovrei tornare, si spera. Cosa sto facendo? Perché fino al 10 febbraio, niente, ci sono le politiche, le elezioni politiche in Abruzzo, ho tra le mani qualche candidato a cui sto organizzando e gestendo la campagna elettorale, ma non mi dimentico di voi. Dio ascolta le vostre preghiere, semplicemente le ignora. Quindi io torno e sono più generoso di Dio, che ha solo più follower di me, ricordiamolo. Luigi Di Maio nomina ambasciatore dell'UNESCO Lino Banfi, e all'epoca dei social come può una notizia così curiosa non destare un dibattito pubblico? Dibattito pubblico che ignora molteplici aspetti e retropensieri. L'ignora, il dibattito è Lino Banfi sì, Lino Banfi no, e ad accentuare tutta questa bella cosa sono le parole di Lino Banfi, che dice basta con i laureati e io porterò un sorriso. Questo indigna i laureati. Io ho studiato anni, ho studiato, ho 100 master, ma perché non sono io ambasciatore dell'UNESCO? Idiozie. Se Di Maio avesse messo un cazzo di fottuto pigro laureato in un posto del genere, sarebbe stata la vergogna. Mentre io, nonostante sapete benissimo che coi 5 Stelle non ho avuto nessuna simpatia, ho applaudito con grande gioia e con grande all'intelligenza di Di Maio su questa nomina. Ma andrei per ordine, sono abituato all'analisi, non voglio passare subito a prendermela con quei cazzo di pigri radical chic di laureati. Quanto cazzo è figo non essere laureato e chiamare gli altri radical chic perché sono laureati. Invidia sociale questa, eh? Allora, partiamo con ordine. Ho trovato incredibile, e questo me l'ha fatto notare il buon Freccero, il nuovo membro del partito Movimento 5 Stelle che ora comanda il Rai, cacciando via tutti quelli che sono scomodi, un editto pentastellato invece di editto bulgaro. Me l'ha fatto notare il buon Freccero, che dice: questa nomina di Lino Banfi è un errore, ma non come potreste pensare voi, cioè mette un comico a comandare, a rappresentare l'Italia all'UNESCO. No, è un errore comunicativo, perché il giorno che approvi il reddito di cittadinanza, cavolo, fai uscire una notizia che è talmente tanto curiosa che toglierà visibilità alla notizia dell'approvazione del reddito di cittadinanza. In effetti Freccero ha ragione, cioè cavolo, approvi per decreto
La tua promessa elettorale più importante che porti avanti da 7, 8, 10 anni è il giorno in cui finalmente la realizzi, fai una manovra così curiosa e poi affiancata da quella cosa dei soldi francesi, no? Che tolgono visibilità alla notizia importante dell'approvazione del reddito di cittadinanza. Allora mi sono detto, in effetti, guardando sui social, e visto che sui miei social, su un profilo in particolare, ho una moltitudine di gente molto eterogenea, che va dal Movimento 5 Stelle alla Lega di Salvini, ai nazisti, ai terrapiattisti, non notavo l'entusiasmo che c'è stato per altre cose che ha fatto il Movimento 5 Stelle, tipo quanto ha vinto il Movimento 5 Stelle. Leggevo Malox, Succate, abbiamo vinto, abbiamo abolito la povertà, tutte queste cose qui. Viene approvato il reddito di cittadinanza, che ad ogni annuncio aveva destato grande clamore, entusiasmo da parte di chi vota il Movimento 5 Stelle, viene approvato, poi veramente tutti noi pensavamo che non venisse mai approvato. L'hanno approvato e non vedevo così tanto entusiasmo. Preso dal lavoro non ho potuto approfondire, ho letto giusto qualche cosa e quindi mi era sfuggito forse un fatto, che sto reddito di cittadinanza approvato forse non ha destato così tanto entusiasmo, perché in effetti per prenderlo pare che devi essere veramente uno straccione, cioè ci stanno tutti i vincoletti, se c'hai l'ISE più basso di qua, se hai lavorato di qua, se c'hai sto immobile, se c'hai sto veicolo, se hai fatto questo e questo non puoi prendere il reddito di cittadinanza, se alla fine lo prendi, prendi una cifra. E allora ho capito, forse sto reddito di cittadinanza, anche chi è per il Movimento 5 Stelle ha capito che forse è una cosa leggermente, o proprio di poco, diversa rispetto alla famosa promessa elettorale. E allora mi sono detto, ma non è che sta manovra di Banfi è fatta apposta per far discutere di questo e non entrare nel merito di questo reddito di cittadinanza fatto un po' così cos'ha? Credo che sia stata questa la ottima idea di Casalino e della comunicazione dei 5 Stelle. Però poi, uno, lasciamo perdere queste tattiche da campagna elettorale, no? Dell'offrirti a sinistra qualcosa di cui parlare mentre a destra quello che è andato malino viaggia in silenzio. Però affrontiamo nel merito la scelta di mettere Lino Banfi all'UNESCO. Innanzitutto è una commissione molto così formale, si raduna ogni 3 anni. Anche gli altri paesi non è che ci abbiano messo iper mega laureati esperti di qualcosa, è una, diciamo, commissione molto formale, e Lino Banfi comunque ha un profilo di tutto rispetto, ha fatto la storia della commedia italiana, è un patrimonio culturale italiano, è stato ambasciatore dell'UNICEF per tanti anni. Io credo che in un posto che è molto formale e che magari può essere rivitalizzato e magari raccontato anche da Lino Banfi, che è uno che ha una certa visibilità, sia una bella mossa, sia una cosa carina. Però quello che non è piaciuto al popolo, diciamo così, sovrano, quello 5 Stelle, al popolo normale, cioè agli altri, è che questo non è laureato. Ora, non capisco questa esaltazione dei laureati e non capisco neanche l'indignazione di questi laureati con 10.000 master. Mi spiego meglio. Per quale ragione un laureato in giurisprudenza, storia, lettere, filosofia, archeologia, scienze motorie o qualsiasi altra cosa dovrebbe avere più reference, più dignità a ricoprire quel ruolo rispetto a Lino Banfi, che qualcosa nella sua vita l'ha fatta, l'ha dimostrata e gode di un certo prestigio per essere stato uno dei padri della grande commedia italiana? Ha fatto la storia in qualche modo. Perché i laureati devono sempre frignare, i laureati devono sempre piangere. Sono laureato, ho studiato 5 anni, ho fatto un esaminificio, non ho approfondito niente di mio, facevo solo gli esami, rispondevo ai professori alle domande che mi facevano, ma una volta che abbia approfondito ho preso un master e il master mi fa diventare super massimo esperto di qualcosa. Ora, io conosco... Sembra una razza, ma io conosco qualche laureato, immagino anche voi.
Ora, se conoscete qualche laureato, soprattutto di giurisprudenza, facoltà che ho fatto anch'io, non terminandola, ma Dio vede e provvede, vedremo. La cosa che mi fa sorridere è che chi esce da giurisprudenza, come me, ha un livello bassissimo di conoscenza della materia di diritto. Chi ha proseguito gli studi per intraprendere la carriera di notarile, avvocatura, o anche magistratura, ha continuato a studiare, approfondendo moltissimo gli argomenti, e il livello, il dislivello che c'è tra chi ha continuato e chi si è fermato alla laurea è questo qui, è proprio incalcolabile. Ha fatto scuole di formazione, eccetera, eccetera. Magari non è stato sul campo a praticare, ma insomma, anche chi ha questo dislivello rispetto al semplice laureato, di cose da dimostrare ne ha tante. E soprattutto penso che chi diventa magistrato non è frustrato e non deve stare a frignare perché non è diventato ambasciatore dell'UNESCO al posto di Bino Banfi. Perché purtroppo i laureati sono perennemente vittime. Sembrano le femministe, sono sempre vittime. C'è sempre il cattivo, no? La politica, l'istituzione che non riconosce il loro grande, il loro studio, il loro voto. Dovete mettervi il cuore in pace che esistono delle professioni o dei ruoli per cui non è richiesta la formazione universitaria, oppure che la formazione universitaria non è elemento costitutivo, definitivo, principe o principale nell'ordine gerarchico per ricoprire quel ruolo, per fare quel lavoro. Lo vivo in prima persona, mi capita di avere degli studenti di scienze della comunicazione che una volta laureati vengono a fare delle lezioni qui da me in studio per apprendere l'utilizzo degli strumenti a livello strategico e tecnico che all'università non hanno appreso. Io, con la gavetta, la famosa gavetta, l'ho imparato sulla mia pelle, spendendo soldi di clienti, sbagliando, correggendo gli errori. È una cosa che ho imparato sul campo, che l'universitario laureato, purtroppo, per come è strutturata l'università italiana, su quelle cose non ci ha messo mai mano, se non qualcuno che ha provato, perché aveva progetti personali, a fare cose. Ora però, altra cosa che l'universitario non capisce è che oggi, facendo questo percorso universitario, pensa di avere il diritto e dovere da parte degli altri di assumerlo, quindi il diritto di essere assunto, di lavorare quando uscito dall'università. Per loro la gavetta è qualcosa di sbagliato. Cioè, se sentite quelli, per esempio, di giurisprudenza, lavoro per un avvocato, 13 ore al giorno, non mi dà neanche il rimborso della benzina, gli porto il cane a spasso. Cazzi tuoi, perché un avvocato dovrebbe stare a pensare a formare te, futuro suo concorrente? Vuoi imparare qualcosa? Servi ad un'azienda? Servi a un libero professionista? Perché il libero professionista ti dovrebbe pagare per insegnare a te come fare il suo stesso lavoro per essere poi tu un suo futuro concorrente? Accetta 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi senza stipendio? Sei tu il primo a dover dire: io non voglio essere pagato perché vengo qua a completare la mia formazione, a imparare tutte quelle cose che all'università ho visto sul libro o ho praticato a livello amatoriale. Nessun universitario ha lo spirito di sacrificio. Nessun universitario vuole apprendere, vuole il posto, vuole lo stipendio, che possa essere di poco, di tanto, l'importante è che lo abbia, perché comunque lui le sue ore di tempo dentro un ufficio le passa. E sti cazzi, io qui ho un ragazzo che mi aiuta nelle mie mansioni per varie agenzie di comunicazione con cui collaboro, sembra libero professionista, che gli dico: mettiti a fare, fai, gestisci, io ti controllo, dimmi quello che non vuoi imparare. Lui dice: sì, io per imparare sono disposto a fare questo, a darti una mano, a lavorare. Io poi, in base al lavoro che ho fatto, perché sono io, scelgo di retribuirlo in un determinato modo. Ma perché questo ragazzo, il mitico Lollo, vuole imparare e ha imparato un botto di cose, perché non si è subito lamentato: ma io di qua, di qua, di su, di giù. E io
quello che posso dare è già poco. Un libero professionista, un avvocato top può permetterselo, ma non glielo deve dare, secondo me, all'universitario il privilegio di guadagnare mentre sta apprendendo. È l'universitario che dovrebbe pagare l'avvocato, l'ingegnere, filosofo, commercialista, quello che vuoi, per stare là dentro quell'ufficio. Allora, per fortuna, Luigi Di Maio, tra le tante cialtronate di zio che ha fatto una cosa sacrosanta, ha messo in una commissione, non uno che gli chiedeva il curriculum di qua di su di giù, una figura riconoscibile, prestigiosa, che ha una storia, un valore e che può portare sicuramente qualcosa all'interno di quella commissione, ripeto, molto formale. Quello che però gli universitari geni che hanno studiato e si accorgono di tutto, quello di cui non parlano e che potrebbe tornare a loro vantaggio è questa formula di reddito di cittadinanza. E se proprio si dovessero lamentare con qualcosa, si lamentassero col reddito di cittadinanza che viene dato a tutti quelli senza lavoro, bla bla bla, ma non a quelli che stanno facendo formazione o gli stagisti presso gli uffici nel loro percorso apprendistato. Cioè, questi sono gli universitari, si lamentano di un posticino dato a una persona di prestigio e non del grandissimo braccio infilato nel loro di dietro, perché hanno fatto un'università. Pazzesco. Ciao a tutti.